piazzale del Palasport di Chiarbola si trasforma per la prima volta in sagra per sostenere le finanze della Pallamano Trieste per la stagione che verrà. Siamo riusciti con notevoli sforzi sia economici sia a livello operativo e sia a livello organizzativo ad allestire la prima sagra della Pallamano Trieste, la festa della Pallamano. Abbiamo inaugurato lunedì, la sagra durerà fino al 2 luglio. Dopo verrà ripetuta le ultime due settimane di luglio e ripetuta ulteriormente la settimana a cavallo di Ferragosto. Questa iniziativa l'abbiamo lanciata, ho avuto subito un grande risposto da parte della società, tifosi, genitori, tutti quelli che fanno parte un po' della società perché ci hanno aiutato. È un'impresa perché è un impegno importante, ma noi siamo abituati a lottare, non molliamo mai e siamo qua. Io vorrei ringraziare assolutamente i miei collaboratori, in primis Federico Lanza e Giorgio Veglia, che hanno lavorato 24 ore al giorno per riuscire a partire, e ringrazierei anche la dottoressa Tagliaferro del Comune di Trieste, che dal punto di vista burocratico ci è venuta incontro, ci ha aiutato, è stata vicino a noi. Siamo quasi 50 persone coinvolte tra tifosi, genitori delle giovanili e parte collaboratori e amici che hanno voluto essere con noi, ma l'hanno voluto proprio per essere vicino alla Pallamano Trieste, alla società. Noi ripartiamo da queste cose, da queste piccole cose, approfittiamo anche di questi, ripeto, sono 15 giorni impegnativi, ma noi ripartiamo anche, abbiamo un obiettivo, riavvicinare il nostro pubblico, il nostro grande pubblico alla squadra in questo modo e anche per riavvicinare tutta la città, perché siamo sempre in attesa di una sorpresa, diciamo, di ritrovare il Trieste in Serie A gol il prossimo anno.